Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice che ruzzola dentro la tana del bianconiglio. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ricordalo, niente di più. Sai, Alfonso, per trovare il limite della confidenza. Se gli dai un dito... Mamma, si prende il braccio. No, non sai dove sono i miei. Poi sono io che mi tiro. Sì, anche lui ultimamente. Se gli dai un dito... Si adatta. Quando è con Alf diventa un idiota. Quando è con Alf... entrare in un mondo parallelo. Sì, no, ti faccio entrare in un mondo parallelo. In un mondo parallelo. In un'altra dimensione. Il Matrix che ti faceva entrare in un mondo. Ma cos'è il film con Johnny Stecchino? Vedi che non sei serio. Tu mi dici Johnny. No, il film con... Ma come l'ha risposto? Il film con... Il film con Johnny Stecchino. Ah, quello lì, vestito. Keanu Reeves. Quello lì. Sì, è quello. Che c'è i mondi. Non è male, c'è i mondi. C'è i mondi. Tu sai di cosa sto parlando? Di Matrix. La trama è che c'è un tipo che c'è un doppiamento di personalità. Ma quello ce l'ho. Non mi ricordo più. Se l'hai visto non l'hai capito. Sa che è più probabile quella. Perché l'ho visto non mi... Non c'è un tipo che si impasticca. Spiegaci un po'. Ah sì, si impasticca. E vai in un altro modo. Dai. Pino si impastica. No, è andato all'autogrill in Genova per di qua, come si chiama? Dai, fai il serio. Si è preso il caffè al pistacchio, è andato fuori di testa. Va fuori di testa. Allora, cosa faceva? Matrix, è tutta una storia contorta che alla fine non ci capisci. Allora vedi, neanche tu, vero. Non solo io. Tutto un mondo che si inseguono, ma non si capisce. Poi si riprende. Lo spieghi così per forza, preferisco allora un incontro con Cruise, quello della Totò e la malafede. No, Tom Cruise, non Totò. È più comprensibile.